Buonasera a tutti. Spero che vi colleghiate. Io sono Mirella Santamato. Vi invito a questa diretta estemporanea che è stata organizzata in pochissimo tempo proprio per l'inizio dell'anno, per non solo gli auguri, ma soprattutto altre notizie che spero vi possano interessare. La puntata di oggi si intitola Un nuovo anno per un mondo nuovo e fa sempre parte della rubrica La Sapienza Occultata, che è curata da me e sul canale Focus 3.0, Il mistero della vita, e con la collaborazione. Soprattutto grazie alla collaborazione di Anna Tamburini Torre e di Enrico Ballantini, che sono quelli che diciamo che mi hanno voluto insieme a loro, insomma, portare avanti discorsi di un certo tipo e soprattutto spero interessanti per voi. Ora io aspetto che vi mettiate in collegamento. Io non vedo se le persone sono in collegamento, quindi tutto ok. Anna, grazie. Grazie Anna, sei sempre bravissima. E quindi comincio questa diretta che, vi ripeto, il titolo è Un anno nuovo per un mondo nuovo. Allora, siamo all'inizio di quest'anno, un anno molto particolare. Un anno soprattutto che arriva dopo un anno estremamente difficile e che quindi deve non contenere solo auguri, perché gli auguri sono stupidi, non si sa bene neanche che cosa augurare. Io invece di farvi gli auguri, vi voglio portare in un viaggio, in un mondo nuovo. Cioè, siccome noi sappiamo che sono i nostri pensieri a creare il mondo, e purtroppo però i nostri pensieri vengono spesso condizionati, sono spesso manipolati, sono spesso pensieri in realtà non nostri, perché io sono convinta che ogni essere umano, se fosse libero, avrebbe pensieri di pace e soprattutto di amore, perché sono le due energie che più creano felicità. Invece questo non è il caso dell'umanità, anzi direi che in quest'ultimo anno abbiamo avuto delle esperienze estremamente difficili, difficili, però come tutte le esperienze drammatiche sono anche esperienze che portano delle lezioni molto profonde. Molto profonde. Quindi diciamo che la cosa interessante sarebbe riuscire a individuare di quale lezione si tratta, a farne tesoro. E oggi parleremo molto della parola tesoro, perché noi abbiamo dei tesori incredibili nascosti da qualche parte e che dovremmo andare a trovare, a riscoprire se vogliamo un mondo nuovo. Ora, molte persone, dopo questa esperienza del 2020, che è un anno, diciamo, che fa da spartiacque tra un mondo prima e un mondo dopo il 2020, molte persone che sono più impaurite, più tristi, che hanno casomai subito dei lutti, che hanno vissuto questo ultimo periodo in un modo molto drammatico, sperano solo di tornare al mondo di prima. Però io non sono convinta che tornare al mondo di prima sia una buona idea, perché il mondo di prima aveva molti difetti. E anzi, talmente tanti difetti da portare al mondo che poi è scoppiato nel 2020.
Quindi sicuramente quella strada che l'umanità aveva intrapreso e aveva intrapreso da parecchi secoli non era quella giusta. Quindi se c'è una parte positiva in tutta questa esperienza del 2020 è proprio il fatto che abbiamo capito di aver sbagliato. Abbiamo sbagliato qualcosa. Non siamo riusciti a capire bene come si fa a vivere, nonostante che diciamo il nostro mondo, la nostra epoca, l'epoca moderna, sia comunque una delle epoche dal punto di vista tecnologico in assoluto più elevate, più diciamo più evolute, ma questa evoluzione tecnologica che pur ci ha permesso di avere case confortevoli, di avere vestiti adeguati, di poter, diciamo, non combattere per il cibo, almeno nella stragrande maggioranza di noi, pur tuttavia non ha risolto altri problemi che adesso si affacciano alla nostra vista. E queste nuove cose non le sappiamo gestire e quindi qui si crea paura, disagio e anche molta, come dire, molta angoscia. Ecco, intanto io mi avvicino ogni tanto al monitor per vedere se ci sono domande. Chiaramente siete liberi di fare tutte le domande che volete. Anzi, saranno molto apprezzate, quindi vi prego di scrivere. Adesso mi avvicino per vedere. Allora, grazie intanto a tutti voi che siete qui, Elena, Elisa, Amalia, Simonetta, Agnese, Paola, Anna, insomma, tante amiche, tanti amici. Dunque, intanto, almeno abbiamo la possibilità di vederci, in questa modalità, sempre nella speranza di potersi vedere di persona. L'insegnamento che il 2020, anzi i vari insegnamenti che il 2020 ci ha lasciato sono molto tosti. Tornare alla normalità di prima sarebbe un errore perché inquineremmo sempre di più, ci avveleneremmo sempre di più. Faremo delle cose stupide sempre di più, faremo guerre sempre più terribili, sempre di più. Quindi quella normalità, ricordo sempre che a me piace giocare con le parole e la parola normale contiene il suono della parola male, pur essendo in realtà derivante da norma, quindi il normale. Sembrerebbe una cosa giusta, però io e l'augurio, anzi, diciamo il proposito che faccio per questo nuovo anno è invece cominciare a trovare un nor bene, non più un normale, ma un nor bene. Noi dobbiamo, diciamo, imparare dagli errori del passato per poter creare un mondo nuovo. Questo nuovo mondo non è certo quello che ci propinano alcuni politici o alcuni enti, diciamo, sovranazionali, non è certo quello il mondo che noi vogliamo, ma essenzialmente non riusciamo ancora a percepirlo. Perché per noi è difficile pensare in un modo diverso dal solito. La mappatura che abbiamo nel cervello è sempre molto simile a quella che abbiamo già ereditato dal passato. Io ho scritto dei libri piuttosto importanti su questa cosa, tra cui ricordo La trappola invisibile, proprio perché la nostra mente, quindi poi le nostre azioni di conseguenza, sono state intrappolate da millenni che ci impediscono di vivere bene. E nonostante tutti i nostri sforzi, che
che sono stati pur premiati da tanta tecnologia, da tante risorse e da tante risoluzioni, pur tuttavia ancora noi brancoliamo in un mare di dolore. E questo è quello che andremo ad analizzare proprio oggi in questa diretta. Cosa possiamo fare noi comuni mortali per cambiare la situazione? È importante uscire dalla paura, ma il bombardamento di notizie pessimistiche non aiuta. Certo, Simonetta, non aiuta perché noi siamo condizionabili. La nostra mente è come una pasta frolla che il potere modella come vuole. E questa si chiama schiavitù, schiavitù data da manipolazione. Ora, la prima cosa è rendersene consapevoli. L'altra soluzione è qual è il contrario della manipolazione? Perché se c'è una forza A, io per contrastarla devo andare nella forza B. Cioè, se io ho una forza negativa, dovrò ovviamente cercare di andare in quella positiva corrispondente. In questo senso ci vengono in aiuto gli antichi, che definivano queste due polarità con due nomi molto importanti. Uno è Thanatos e l'altro è Eros. Chi lavora su Thanatos, sulle energie di Thanatos, sono quelli che lavorano sulla paura, sulla morte, sulla malattia. Quindi diciamo che in quest'ultimo anno del 2020 Thanatos ha fatto da padrone. Thanatos è stata la ribalta della cronaca tutti i giorni, ha martellato in continuazione la sua energia. Diciamo infera, cioè che porta verso il basso. E noi eravamo e siamo forse ancora tutt'oggi incapaci di controbilanciare con l'energia opposta che i greci ci indicano con il nome di Eros. E qui si aprono delle grandi porte, perché la parola Eros, ovviamente, data la manipolazione purtroppo millenaria che abbiamo subito e che la nostra cultura ci ha ben inscatolato, ci fa capire che abbiamo perso completamente il significato di Eros. Come ha fatto la cultura a toglierci o a farci, diciamo, a manipolare anche questa forza primaria. Ricordiamo che Eros è figlio del caos ed è uno degli dei primigeni, cioè nasce dal caos, e mentre il caos è ciò che disgrega, allontana le cose, Eros le unisce, Eros le avvicina. Quindi è chiaro che anche e soprattutto nel 2020, dove c'è stato addirittura delle leggi che imponevano distanziamenti, quindi imponevano caos, imponevano Thanatos, la forza di Eros si è molto indebolita. E quindi dobbiamo tornare a quella forza primigenia. È molto importante uscire dalla paura. La paura, come ho detto prima, è una delle tante componenti di Thanatos. La paura porta alla malattia e la malattia porta alla morte, cioè al trionfo di Thanatos. Ciò che va al rovescio di questo è Eros. Eros è il nemico numero uno del potere. Di dominazione. Questo concetto è fondamentale per capire perché quando esiste un potere di dominazione, un potere politico, economico e anche militare di dominazione,
Eros viene ridotto ai minimi termini. Il famoso detto latino divite et impera è sempre più valido. Oggi abbiamo visto quanto essere divisi abbia creato l'abbassamento delle energie di tutto il pianeta. E in questa tristezza, in questa paura, viviamo quotidianamente bombardati da brutte notizie. Questo abbassa le energie e impedisce alle persone di avere salute. La salute avviene tramite Eros. Chi è felice non si ammala, chi è triste si ammala. Quindi, per combattere la malattia, per combattere la paura, anzi, non mi piace la parola combattere perché è uno dei termini che appartiene al patriarcato, che appartiene ai poteri di dominazione. Combattere è un termine guerresco che io vorrei evitare di usare. Usiamo la parola trasformare. Trasformiamo la paura in coraggio, trasformiamo la malattia in salute. Trasformiamo la paura in Eros. E qui andiamo a spiegare di che cosa si tratta. Ovviamente il potere, nella trappola invisibile, ci ha ben sistemato togliendoci i parametri, di Eros in modo quasi totale. Eros lavora sulla libertà, lavora sulla gioia, lavora sulla sessualità e ovviamente tutto ciò è stato tolto da millenni. Anche qui ho scritto dei libri. Chi ha letto Quando Troia era solo una città conoscerà bene la storia con cui è iniziata questa triste vicenda umana, man mano, ogni volta, ogni secolo, più deprivata, depauperata della forza di Eros, della forza dell'amore. Anche la stessa parola amore è una parola abusata, è una parola che ormai è stata svuotata di significato, in quanto possiamo parlare di amore dentro un bigliettino dei cioccolatini Perugina. O anche parliamo di amore di Dio, di amore della mamma, di amore. Io oggi voglio invece parlare di Eros nel senso profondo del termine, cioè la forza che fa innamorare le persone. Noi non siamo più innamorati o raramente siamo innamorati proprio perché ci è stata tolta questa conoscenza. La conoscenza di Eros è stata rubata, rubata dalle nostre menti e dalle nostre cuore da molto, molto tempo. Nunzia mi dice obiettivo bellezza. Sì, la bellezza è l'amore. L'amore è bello e crea bellezza. Il mondo normale di prima del 2020 era un mondo brutto che creava bruttezza, quindi era carente di Eros. I greci, gli antichi greci, univano due concetti molto importanti, che era la bellezza e la bontà. Essere belli e buoni era considerata la cosa più importante per quella civiltà antica. È la kaloskai agathia. Kaloska agathia è la parola composta greca da kalos, che vuol dire bello, kai, che vuol dire è, e come congiunzione, e agathia, che vuol dire amore. Amore è bello, quindi essere belli, essere buoni e quindi avere il cuore pieno d'amore. La persona buona ama. Ecco perché raramente si ama, perché raramente si è buoni.
La parola buono è una di quelle parole poco amate dalla nostra cultura. Noi esaltiamo i cattivi, esaltiamo i leader, esaltiamo le persone di potere, le persone piene di soldi, piene anche di donne o di uomini, dipende, ma non capiamo cosa sia la bontà. Crediamo sia una cosa quasi stupida, e questo è uno dei fraintendimenti della trappola millenaria che ci ha imbrigliato e imbrogliato per secoli. La parola buono significa, e anche nei nostri dialetti, la sappiamo, no? È buono, sono buono a fare questo, significa sono capace. Noi non siamo più capaci di trovare la mappa del tesoro. E adesso andiamo in un mondo fatto di pirati, dove esistono le mappe dei tesori. La mappa del tesoro più importante è la stessa mappa di Eros, cioè la mappa che noi abbiamo perso, la strada maestra, la strada bella e buona. Abbiamo perso quella strada lì, ci siamo persi nella selva oscura che la dritta via era smarrita. E in questo bosco, in queste tempeste, stiamo annegando. Noi siamo anche legislativamente dispersi in mare. Noi non sappiamo più trovare terra, noi non sappiamo più come trovare la mappa della nostra bellezza, della nostra capacità di amore erotico. La parola erotico italiana è un pallido surrogato del grande dio Eros. È quasi una beffa, perché la sessualità umana oggi è estremamente malata. È talmente malata da praticamente essere quasi stata distrutta. La distruzione della sessualità, quindi la fonte del piacere, la fonte della bellezza, la fonte stessa della vita, queste distorsioni, queste manipolazioni millenarie hanno fatto sì che gli esseri umani smettessero di amarsi. Non ci amiamo più da migliaia di anni. E ogni individuo che nasce è pieno d'amore. Il bambino piccolo è una meraviglia, perché è tutto Eros, è tutto amore, non ha limiti, è tutto pieno solo d'amore. Poi man mano cresce e gli vengono insegnate e impartite delle lezioni tremende che impediscono alle persone, agli esseri umani, di accedere di nuovo alla bellezza e alla bontà, alla Kalosky Agathia. La Kalosky Agathia è la meta che i greci indicavano per avere l'eudaimonia, che è un'altra parola greca che significa felicità. La parola greca è formata da eu, che vuol dire bello, bene, cioè vuol dire bene, kalos è bello. Eo vuol dire bene, e daimonia, cioè i demoni, i daimon, i nostri demoni, i nostri spiriti che stanno bene. Quando noi abbiamo gli spiriti a posto, noi siamo felici. Il problema è che non li abbiamo mai a posto, cioè noi abbiamo ereditato dei pensieri talmente malati, dei pensieri cattivi, captivus, prigionieri dei pensieri imprigionanti, addirittura adesso ci imprigionano in casa, ci imprigionano
nei nostri corpi, non possiamo neanche più avere accesso all'esterno, all'altro, non possiamo più amare in qualche modo. La mappa dell'amore, la mappa del tesoro è andata completamente persa. Questo apparentemente è vero. La mappa è andata persa. Quindi ci dobbiamo rassegnare a non conoscere mai l'estasi d'amore? Questo significa che Thanatos ha vinto su tutto e noi possiamo solo ammalarci e morire? Oppure no? Oppure possiamo invece cominciare a vedere altro, cominciare a pensare in un altro modo, a creare prima di tutto nella nostra testa e nel nostro cuore un nuovo mondo. Quel mondo che saremo in grado di creare se capiamo bene. Solo se capiamo bene possiamo creare un mondo nuovo. Il mondo vecchio ci ha dato delle lezioni terrificanti. Difficile non capire con così tante lezioni. Abbiamo distrutto metà del pianeta, abbiamo inquinato i mari, abbiamo inquinato i cieli, abbiamo ucciso miliardi di animali, abbiamo fatto delle carneficine. Ci siamo uccisi tra noi, odiati, disprezzati. Io direi che questo mondo vecchio è bene che finisca. È bene che sia finito. Solo che il mondo vecchio sta alzando ancora la cresta. Il drago non è sconfitto. Ci vogliono molti prodi cavalieri e molte dame di alto lignaggio per poter trovare la strada verso casa. The long way home, dicono gli inglesi. Possiamo fare tutto, brava Agnese, con amore. Già, la parola chiave è questa parola abusata, questa parola che ormai è priva di significato, ma non ne abbiamo un'altra, ovvero adesso poi la creeremo un'altra, però intanto usiamo questa che conosciamo. L'amore è l'energia più sconosciuta del pianeta. Conosciamo pochissimo di Eros proprio perché ci è stato impedito da una cultura patriarcale di dominazione. Abbiamo perso la strada, non abbiamo più la stella polare che ci guida verso il cammino. Vedete, io oggi mi sono messa una stella. Mi sono messa sul cuore una stella, è la stella polare, la stella che ci deve portare in un altro mondo. Sapete una cosa? Oggi vi voglio rivelare un segreto. Come ha fatto il potere a togliere Eros? Ah, è stato molto furbo. Molto furbo. Eros, come vi ho detto, nasce nel corpo, è fisico, è qualcosa di estremamente potente, a tal punto da creare la vita. Quindi la creazione della vita è molto più potente rispetto alla distruzione della vita, che è Thanatos. Ecco che Thanatos per prendersi la rivincia deve uccidere cosa? La sessualità. E cosa fa? Imbroglia le parole. Perché tutto il potere si fonda sugli imbrogli. Noi dobbiamo capire bene questa cosa. Sono sempre, solo, millenari imbrogli. Siamo ingannati in continuazione. E ci crediamo e facciamo le cose che ci dicono, ma in realtà siamo sempre ingannati. Alla fine gli inganni sono talmente tanti, talmente potenti, che
che rinunciamo all'amore. Tantissime persone, soprattutto nel mondo occidentale, hanno rinunciato all'amore. Si accontentano dei matrimoni tristi, poco felici, delle unioni banali, dei trombamici. Sulla sessualità si è bloccato tutto. Scindere l'uomo dalla donna e scindere il sesso maschile da quello femminile è stata la carta vincente del potere. È come aver creato una bomba atomica, aver scisso quell'atomo che crea. L'atomo creativo è formato da due parti, una maschile e una femminile. Se io stacco le due parti, non ho più la creazione. Ecco il momento in cui Thanatos vince. È il potere che rappresenta Thanatos, perché il potere di divisione è un potere di guerra, è un potere di dominazione, è un potere di infelicità, di malattia e di morte. Quel tipo di potere si nutre della scissione sessuale. Per secoli e millenni le chiese, le religioni hanno messo il peccato addirittura originale, quindi proprio quello che neanche si può andare a pescare chissà dove, proprio quello che non si può risolvere nella sessualità, staccando quindi quest'unione divina e creando tutti dei poveretti. Noi abbiamo rinunciato all'essere ciò che siamo, cioè degli dèi che possono amare e creare, a fronte di uno stipendio o di un tetto sulla testa. Non che il tetto sulla testa non vada bene, va benissimo, e anche lo stipendio. È che ci vuole altro, ci vuole molto altro. E quell'altro è quello che nel nuovo mondo dovremo andare a conquistare. L'illuminazione è la caduta della menzogna, la vittoria della verità. Esatto, infatti noi siamo nell'inganno e quindi stiamo malissimo. Sapete come fate a capire se siete nell'inganno o no? Semplicemente vi ammalate. Avete bisogno di farmaci, di prendere la pillola prima e dopo i pasti, dovete per digerire prendere un'altra pillola, per svegliarvi un'altra pillola, per addormentarvi un'altra pillola. Ecco formata la trappola in cui oggi noi siamo caduti miseramente. La vita nella trappola è una vita grama, è una vita con solo sesso e senza sessualità. Voglio chiarire questi punti perché sono fondamentali. Il potere di dominazione ti dà sesso a profusione, quanto ne vuoi, lo puoi anche pagare. Hai sesso a pagamento, hai sesso libero, puoi scopare, scusate il termine, credo che l'orario consenta di usare questa parola, potete scopare quanto volete, con chiunque. L'importante è che non conosciate l'amore. L'importante è quello, che non facciate mai l'amore. Potete scopare tantissimo, anzi addirittura la gente si vanta di performance, di esercizi ginnici, come se l'amore fosse una ginnastica, come se l'erotismo fosse una capacità di fare salti e capriole nel letto. Quello non ha niente a che vedere con l'amore, niente. L'amore rimane sconosciuto. Anzi, vi dirò di più, che quando per caso l'amore, perché esiste sempre,
L'amore fa capolino e nei nostri cuori cominciano a sobbalzare nel petto e ad avere forti emozioni. E quello è il momento in cui non si riesce più a fare l'amore. Ma questo è fisiologico, che non si possa più fare l'amore. In realtà non si può più scopare, perché l'amore non concede la scopata. La scopata è fatta di possesso, di dominazione, tu sei mia, io ti ho conquistato, quella l'ho fatta secca, no? Il gergo maschile abbonda di questi neologismi per esprimere la capacità maschile di portarsi a letto una donna, no? Si fanno le tacche nel muro. Gli uomini si vantano. Tutto questo non ha niente, ma niente, proprio niente, a che vedere con amore. La mappa dell'amore è andata perduta. È andata perduta da migliaia di anni. Però ho una buona notizia per voi. In realtà la natura l'ha stampata questa mappa del tesoro. L'ha stampata in un posto magico. L'ha stampata sulla nostra pelle. È solo che noi non la sappiamo cercare. Non sappiamo più avere il brivido solo di una carezza, avere l'emozione di sfiorare le labbra e non pensiamo poi mai di che cosa sia la vera unione sessuale fatta con amore. È esattamente l'estasi, è il paradiso in terra, ma noi non riusciamo ad andarci. Proprio perché nella nostra mente è stato operato quell'antico taglio che ha tagliato in due il mondo. Noi abbiamo sempre la dicotomia, bianco e nero, povero e ricco, vecchio e giovane, di destra e di sinistra, forza Roma, forza Lazio, sempre doppio. È così, divi te timpera, non riusciamo mai a conoscere l'amore. A un certo punto della vita, molto spesso, si rinuncia, è troppo difficile. Qualche adolescente prova, ovviamente non essendo stato istruito a dovere dai genitori completamente ignoranti anche loro della cosa, questi poveri adolescenti si trovano soli, disperati, senza sapere come fare, e cominciano a darsi all'estasi di altro genere, alle famose pasticche, all'alcol, al vino, e così si dimentica. Si dimentica che cosa? State attenti alle parole, l'alcol. L'alcol in inglese si chiama spirits, sono gli spiriti, lo spirito che manca. Ed ecco allora che apparentemente l'alcol sembra dare un sollievo momentaneo, in realtà è un falso sollievo, perché lo spirito, anzi, annega sempre di più e va sempre più in basso. Quindi le droghe non funzionano e lo sanno bene le persone che purtroppo sono cadute in trappole così tremende. Ma senza arrivare a questi eccessi, anche trappole meno tremende, che possono essere semplicemente una vita grama, una vita noiosa, una vita di routine, che sì, in effetti non è pericolosa,
È quella che il potere vuole, il potere ci vuole. Schiavi, piccoli, miseri, ignoranti. Certo che non vuole una persona che sa amare, che è felice, che è un Dio in terra, perché nel momento in cui cominciamo quella mappa, cominciamo a cercare il tesoro, in quel momento tutto si illumina. Dentro di noi si accendono le luci e noi cominciamo a vedere il mondo con altri occhi. Quello è il nuovo mondo. Quello è il nuovo mondo che non è stato ancora creato se non da qualche pazzo, pazzo visionario, da qualche profeta, da qualche Gesù, da qualche filosofo ispirato. Ora lo dobbiamo fare tutti. Se tutti noi, o molta parte, un grande numero di noi, sarà in grado di percepire la luce dell'amore, potremmo avere veramente un mondo nuovo. Guardo se c'è qualche domanda. La mente mente. Amor omnia vincit. Sì. Omnia vincit amor. O comunque la si voglia dire. Però, ecco, questa parola è una parola assolutamente sconosciuta, una parola di cui non sappiamo nulla, e che quindi rimane una parola vuota, priva di significato. Ecco che allora bisogna essere veramente coraggiosi, andare a sfidare le tempeste, prendere la nostra caravella e andare verso il nuovo mondo. È un mondo sconosciuto che fa paura perché appunto è sconosciuto e non sappiamo cosa ci riserva, perché l'amore, se non viene rispettato, ci può anche far annegare, ci può anche uccidere. Ma l'aver tentato, in realtà l'aver trovato la stella polare, seguire il nostro cuore, quello vincerà sempre. Il punto difficile dell'eros è che non si è soli. Thanatos è sola, la morte è da sola, la malattia crea solitudine, ma eros no. Eros è la compagnia, è stare insieme. È quello che non sappiamo più fare. Non sappiamo più stare insieme. Ma insieme non per giocare a carte. Insieme per essere veramente insieme, cioè veramente uniti e rivelarsi l'uno all'altro. Piano piano. Eros è molto lento. Eros ha bisogno di tempo. Eros ha bisogno di molte attenzioni, Eros è estremamente magico e come tutte le magie ha bisogno di molta fede. Invece quello che noi definiamo erotico, sessuale, non ha bisogno di tempo. Anche la stessa sera in cui si esce per la prima volta, poi si va a letto, si tromba, non è nessun problema, si fa una performance, una famosa prestazione. Qui i maschi sanno perfettamente di che cosa sto parlando. Si parla di prestazione, mi viene da ridere, di prestazione, ma vi rendete conto di che cosa voglia dire prestazione? Viene dal verbo prestare, cioè io te lo presto e poi lo rivoglio indietro. Questa è la prestazione. Ma ci potrà mai essere amore in una prestazione? Come può esserci? Come può esserci una comunione? Come può esserci una meraviglia in una prestazione? Eppure ai maschi viene insegnato
che se non fanno una buona prestazione, che non danno una buona prestazione di sé, se non fanno una performance di alto livello, che devono essere degli acrobati del circo per fare queste cose, non sono dei buoni maschi, non sono bravi. È esattamente vero il contrario. Eros è tutto tranne che acrobatico. Eros è magico, Eros è magnifico, Eros è divino e come tale va conosciuto piano, va conosciuto lentamente. Perché secondo voi il potere che ci vuole dominare ci mette sempre fretta? Ci dice che sempre bisogna correre, bisogna fare le cose velocissime, dobbiamo essere collegati con degli strumenti che ci scaricano migliaia di giga in 30 secondi, tutto veloce, tutto velocissimo, ipertecnologico. Perché? La risposta è per impedirci la lentezza. Perché nella lentezza c'è Eros. Perché nell'andare piano, nel conoscersi con delicatezza, con tenerezza, con amore, è lungo, ci vuole tempo, ci vuole attenzione, ci vuole bontà, essere capaci, capaci. Noi non siamo più capaci d'amore. Guardo una qualche domanda. La parola sesso è piuttosto recente, gli antichi non l'avevano. Loro non parlavano di desiderio, che viene da desidere, desidera. Sì, Paolo, esatto. Desidera, ovvero dalle stelle. È una cosa divina perché viene dal cielo. Heaven, direbbero gli inglesi, e non certo sky, perché conosce la differenza tra le due parole. Le stelle, vedete, io ho messo la stella, eh. La stella che ci porta, la stella più bella dell'universo, è la stella dell'amore. La stella, il desidera, era anche Dioniso, l'antico dio dell'amore, Dioniso. Dioniso viene ucciso dai titani e le sue membra vengono sparse nel mondo. Il cuore però di Dioniso viene spezzettato da Zeus, suo padre, e viene sparso come polvere magica su tutti gli esseri umani. L'amore è figlio del cuore di Dioniso, del cuore del Dio. Quando amiamo, diventiamo dei. Se amiamo, diventiamo dei. E voi pensate che il potere che ci vuole dominare vuole avere degli dei? No! Il potere che ci vuole dominare deve avere dei poveri ratti, dei poveri topi che scappano, delle persone impaurite, malate, distrutte, delle persone che non devono mai conoscere l'amore. Possono avere tutto il resto, soldi, potere, magnifiche macchine, possono avere tutto, anche i muscoli, gli atleti, no? Ma basta che siano in competizione. Devono essere sempre l'uno contro l'altro, devono essere sempre i primi. L'amore non ha bisogno di primi. Sono tutti primi, perché quando si ama si è primi per forza, non c'è bisogno di nessuno sforzo. Questa è la magia dell'amore che pochissime persone conoscono ed è per questo motivo che il mondo è così malato e noi adesso siamo così malati. Nel mondo nuovo che dobbiamo andare a costruire ci vogliono mappe nuove. Sapete,
quando andiamo su Google Maps vediamo delle mappe che ci formano il mondo. Bene, quelle mappe lì vanno cambiate dal punto di vista animico, dal punto di vista dell'anima. Dobbiamo cambiare mappatura, anzi ricrearla, perché l'abbiamo persa. Chi potrà farlo? Chi potrà ricreare questa cosa meravigliosa, l'unica per cui valga la pena veramente di vivere? Lo potranno fare le persone coraggiose. La parola coraggio viene da cor, agire, cioè agire col cuore. Ecco che il cuore fa, vedete come è posto il cuore? Il cuore è posto in mezzo al corpo ed è quasi equidistante dalla mente e dal sesso. È il ponte che deve unire la mente e il sesso. Se una delle due parti non è unita, il cuore non può esserci. Se noi amiamo intellettualmente, ovvero platonicamente, noi non stiamo amando. Il cuore può essere coinvolto, ma se non è coinvolto tutto l'essere, quindi compreso il corpo, non è amore. Altrettanto possiamo essere molto coinvolti sessualmente, molto coinvolti col corpo, ma nessun coinvolgimento col cuore o con la mente. Questi sono i grandi scopatori, no? I grandi maschi che conquistano tutte le donne. Ecco, il macho è il macho. Quel tipo di uomo lì sarà sempre infelice, perché non potrà conoscere l'amore, avrà 100.000 donne, ma mai l'amore. Per avere l'amore ci vuole un uomo coraggioso, ci vuole un principe. Le fiabe ne parlano molto chiaramente. Il principe è azzurro. Questa parola azzurra è fantastica. Nessuno si sofferma per capire cosa voglia dire azzurro. Che cos'è azzurro? Azzurro è il cielo. È un principe divino. Già è principe. È un principe divino che viene sul cavallo bianco. No, è fantastico. Sognare dà forza all'amore. Certo. Dovete sognare. Dobbiamo sognare. Sognare un mondo molto più bello, un mondo molto più equo, con meno politica, con meno soldi, con molta più amore, molta più allegria. I soldi devono essere distribuiti, non nelle mani di quattro famiglie che stanno uccidendo il mondo. Dobbiamo ribellarci a questa cosa. Noi dobbiamo essere principi e principesse, dei e dee. Dicevo prima del principe che arriva nelle fiabe sul cavallo bianco. Allora, chi ha letto il mio libro delle fiabe iniziatiche lo sa, ve lo faccio vedere perché eccolo qua. Le fiabe iniziatiche parlano proprio di questi archetipi profondi. Però oggi vi voglio rivelare cos'è il cavallo bianco. Ora state bene attenti, il cavallo è un animale, no? La parte animale. E sta in mezzo alle gambe del principe. Avete già capito tutti di che cosa sto parlando? Ed è bianco perché è puro. I maschi, i maci, non hanno un cavallo nero. Non possono incontrare una principessa. Solo i principi lo possono fare. E i principi sono coraggiosi e hanno il cavallo bianco. Lì c'è la possibilità che se si incontra una principessa, ci sia la beatitudine dell'amore che deve
assolutamente comprendere la sessualità, anzi, Eros è sesso. E sesso è l'ennesima potenza. Eros è la beatitudine del sesso. Molte persone credono per avere amore occorra trovare qualcuno che le ami. Ma sappiamo bene che non è così. Beh, Paola, no, non sono d'accordo. Qualcuno che ti ama, amor che a nullo amato, amar perdona, diceva Dante. Attenzione, Dante era un principe veramente elevato. Amor che a nullo amato, amar perdona. L'amore non permette altro che di essere amato, non permette nessuna altra forma di rapporto se non lo stesso amore. L'amore quindi è reciproco ed è bellissimo quando lo è, solo che noi siamo ignoranti. Noi non sappiamo come cavolo fare a far l'amore. Noi non lo sappiamo più fare da millenni. Abbiamo perso la mappa. Chi potrà ricostruirla? Ah, una persona capace. Difficile da trovare, però. Però, da sola, qualche donna, da solo, qualche uomo. Più donne, devo dire. Perché gli uomini sono molto più irreggimentati nel potere patriarcale, a loro si è rivolto il potere e a loro ha fatto, e dei maschi ha fatto scempio. Il patriarca odia i maschi molto più di quanto odi le femmine, anche se le persone che non capiscono credono che sia il contrario, che il patriarcato sia contro le donne, e lo è. Ma voi non avete idea di quanto sia contro gli uomini. In realtà è contro l'umanità. Oggi, nel 2020, diciamo, l'anno appena passato, abbiamo avuto una triste prova di quanto il patriarcato possa essere duro, possa essere coercitivo, possa essere liberticida, togliere libertà. La parola cattivo in latino significa prigioniero, cioè colui che è in prigione e mette gli altri in prigione. È prigioniero e anche imprigionante. Sarà il buono, quello capace di evadere dalla prigione, a creare la nuova mappa, la mappa del nuovo mondo. E saranno quelle persone lì, quelle che esplorano, quelle che vanno all'avventura, quelle che solcano i mari coi galeoni, saranno quelli che spiegano le ali al vento e anche se trovano una tempesta sanno superarla. Saranno questi i principi che potranno cambiare il mondo. Saranno quelli che troveranno la mappa del tesoro. Mi sembra di essere in un romanzo di pirati, in cui davvero è stato sotterrato il tesoro. Questo tesoro è sotterrato da migliaia di anni. E io ne parlo in questo libro, quando Troia era solo una città, in cui davvero faccio capire come l'umanità sia stata deprivata di questa forza fin dalla guerra di Troia, fin dalla prima guerra. Perché tutto ciò, la cosa più grave che è contro l'amore è la guerra. I signori della guerra, i signori che dominano il mondo, sono le persone contrarie all'amore. Intendo dire che non sanno amare, vogliono prendere ma non vogliono dare. E certo, i maschi fanno la prestazione, quindi te lo prestano e poi te lo tolgono indietro, quindi non c'è amore. Dicono io voglio il principe azzurro, non sicuro di essere delle principesse, ciò di che hanno da dare.
Sabrina, sì, certo, la citazione di Dante riguarda non riguarda lui Beatrice, ma Paolo e Francesca. Sì, certo, però l'ha scritto Dante. Paolo e Francesca sono i personaggi, ma la farina, meravigliosa, magica farina di quella poesia viene dal sacco di Dante. Paolo, Francesca marciscono all'inferno. Ora ricordiamoci che Dante è un uomo medievale, non poteva. Già noi faremmo fatica ad accettare un rapporto così strano come quello tra Paolo e Francesca, però su questo io mi voglio soffermare un attimo. Anche noi, forse ancora oggi, molti di noi li metterebbero all'inferno. Perché? Perché hanno rotto i patti coniugali, hanno tradito il marito una e il fratello l'altro, e quindi è in realtà un femminicidio. È stato un femminicidio ante litteram di centinaia di anni fa. Paolo e Francesca è un femminicidio vero e proprio. L'amore spesso, anzi, sempre rompe gli schemi. Ecco perché è difficile averlo. Bisogna rompere gli schemi. Vi ricordo un altro amore molto criticato che avvenne tra un re d'Inghilterra e una divorziata americana che si chiamava Wallis Simpson. Ebbene, il re rinunciò al trono per amore. Furono criticati, le cronache del tempo furono spietati, ma loro continuarono ad amarsi. L'amore vero dà fastidio. A chi dà fastidio l'amore vero? L'amore vero dà fastidio ai mediocri, dà fastidio alle persone piccole che invidiano, che non sono in grado di accedere a quei livelli e quindi, come dire, sparlano, ne uccide più la lingua che la spada. Cambiamo un po' il proverbio invece che la gola. La maldicenza, il pettegolezzo, sono i prodromi di quello che oggi sta avvenendo e che rispecchia esattamente quello che avvenne negli anni 30 e 40, sia in Italia che in Germania, con la dittatura nazista. La spia. Le persone invidiose sono persone che spiano la vita degli altri. Per chi non avesse visto quel film che si intitola proprio La vita degli altri, è un film di parecchi anni fa, ma che vi invito a riguardare. La vita degli altri è un film bellissimo che parla del regime della Stasi nella Germania dell'Est prima della caduta del muro di Berlino. Quel clima di terrore che oggi vogliono di nuovo instaurare, quel clima di totale controllo, di totale spionaggio per ogni singolo individuo. Quei sistemi coercitivi, ai tempi tecnologicamente meno avanzati, non potevano essere così invasivi come potrebbero esserlo oggi. Quindi oggi è ancora più pericoloso. Corriamo ancora più rischi di avere delle tecnologie diaboliche che veramente ci impediscano di vivere, e soprattutto di vivere l'amore. Ma puoi fare degli esempi per capire come si ama? Si ama accendendosi tutti. Non devi avere nessuna parte spenta. Devi avere il cervello estremamente acceso, il cuore che batte e il sesso che desidera. Allora ami,
Devi essere tutto intero. E sapete cosa fa il potere? Ci taglia a metà. Ci ha tagliato a metà da migliaia di anni. Avete presente dove? All'altezza dell'ombelico. Allora, tutto ciò che sta sopra l'ombelico è bello, è buono, è gentile, è biondo, è con gli occhi azzurri, bellissimo. Tutto ciò che sta sotto l'ombelico è tremendo, non si deve toccare, non si deve capire, non si deve vedere. È peccato. Ecco qua, ecco il taglio. L'amore vero non va tagliato, ci deve unire prima di tutto noi stessi, tutte le parti nostre, tutte insieme. Siamo già fortissimi. Quando tutte le nostre parti sono allineate, prima di tutto non ci ammaliamo più. E se volete un anti-Covid, questo è sicuro. Poi possiamo amare solo un altro completo come noi, che non sia tagliato o che si sia ricucito almeno, perché purtroppo tagliati lo siamo stati tutti. Però la conoscenza di sé, la mappatura, la stella polare che ci deve guidare, la dritta via è quella che ci porta all'unione, prima di tutto delle nostre parti, fisiche, psichiche, morali e spirituali. Quando siamo un tutt'uno, siamo potentissimi, non abbiamo più paura di niente. La vita è bella, la vita la possiamo, come si dice, prendere a piene mani. È chiaro che l'amore, essendo una cosa fatta a due, deve avere anche l'altro nella stessa situazione, cioè pienamente capace di accedere a tutti i suoi livelli, a tutte le sue capacità mentali, sentimentali e sessuali. I sistemi coercitivi esistono perché si vuole dare all'amore una durata illimitata. Esiste un momento di amare, può durare poco o tanto, e quando finisce è finito. Perché Paola, tu lavori nel tempo. Il tempo fisico, il tempo cronologico, quello dei giorni che conosciamo, quello dei calendari, non è il tempo dell'amore. Quello è un tempo che va bene per gli impiegati, per chi deve andare a timbrare il cartellino, o per chi deve andare a prendere i bambini a scuola. Quello è il tempo che tu intendi. Il tempo che intendo io è un altro tempo, che conosce solo chi ama. L'amore vero non ha aspettative. No, invece, le ha, e le ha molto alte. Deve avere alte, perché l'amore è potente. E quindi deve avere potenza, non potere. Anche qui un'altra parola simile con cui possiamo fare degli imbrogli. Attenti alla differenza tra la parola potere e la parola potenza. Il potere va esercitato su qualcuno o qualcosa. Io ho potere sulle masse, io ho potere su mia moglie, io ho potere sui miei dipendenti. Quello è un potere di dominazione. La potenza no, la potenza è mia, io sono potente, ho potenza, ma non la esercito sugli altri. Va a mio beneficio, esalta me. La mia potenza mi permette di non avere più paura. Quella è la potenza. E infatti, quando noi parliamo di sesso, parliamo di potenza sessuale, non di potere sessuale. Perché l'amore è una potenza, è una forza magnifica, è una forza immensa, fortissima. È la cosa più forte del mondo perché crea la vita. Quindi non ce n'è un'altra forte così. Nel vero amore la società ha una valenza sacra, del dono reciproco e sublime. Brava Anna, brava.
Bravissima. Ha una valenza sacra. E avvicinarsi è una cosa sacra. Bisogna avvicinarsi piano. Non si può fare in fretta. Non si può brum 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 come se fosse una scopata. Non si può più. Il tempio dell'amore va avvicinato piano, a piccoli passi, con estrema dolcezza, con estrema comprensione dei limiti anche dell'altro. E la mappa è sulla nostra pelle. Ogni carezza, ogni bacio, compresa anche la penetrazione, se è fatta in un certo modo, è qualcosa di sublime. Altro che orgasmica. Stiamo parlando di niente. I grandi scopatori mi scuseranno, ma i poverini proprio non hanno capito niente. Il potere è dominio. Esatto. Il potere è dominio. Ora, per tornare all'inizio della nostra chiacchierata, cioè di capire che il 2020 è stato comunque un anno di grande iniziazione, ci ha fatto aprire gli occhi sugli orrori del mondo. E questo comunque, paradossalmente, anche se è terribile, è un bene, perché adesso ci rendiamo meglio conto di quanto è profonda la tana del bianconiglio, direbbe Alice. The white rabbit's hole. How deep. Ecco, deep, la parola deep io non dico altro, ma chi ha orecchie per intendere, intende. Ci ha fatto vedere la voragine. Terribile, spaventosa. Però vederla è meglio che non vederla. Perché nel vederla noi possiamo agire e fare qualcosa. Se non l'avessimo ancora vista, saremmo ancora andati sempre più nel buio, nel profondo, senza accorgercene. E forse la risalita sarebbe anche stata impossibile. Io credo che ci siamo fermati in zona Cesarini. All'ultimo, proprio sul baratro. Qualcuno cadrà nel baratro, qualcuno c'è già caduto, ma più siamo consapevoli e meno persone cadranno nel baratro. Ci possiamo fermare in tempo, fare proprio una gran frenata, freniamo tutto, fermiamo tutta la macchina e giriamo. Dobbiamo cambiare. Non possiamo più andare avanti nello stesso processo perché è distruttivo. Distruttivo delle singole vite, distruttivo delle società e distruttivo per il pianeta. Dobbiamo cambiare abitudini, abitudini alimentari, abitudini sociali, abitudini culturali, ma non come vogliono loro, quelli del baratro. Ma è esattamente il contrario. Cambiare abitudini culturali vuol dire leggere molti più libri. Per esempio, smettere di guardare lo smartphone e quel tempo usarlo per leggere. Cambiamenti sociali, invece di andarsi a sballare nelle discoteche e a trovare le droghe, potremmo innamorarci molto di più, potremmo arrivare all'estasi molto meglio, in modo molto più sano, senza ammalarci più, proprio grazie a quell'estasi. Dal punto di vista politico, dovremmo smetterla di avere dei partiti. Che già la parola deriva da parte,
Quindi ti taglia in mille parti, a mille pezzetti. Ogni partito un pezzetto. Dovremmo evitare di vedere il mondo dualistico, ma cercare di vederlo nell'unità. Siamo tutti nella stessa barca. Chi è un po' più bravo, chi è un po' meno bravo. Chi è un po' più cosciente, chi è un po' meno cosciente. Però se ci vogliamo salvare e creare un mondo nuovo, lo dobbiamo pensare. E pensare un mondo nuovo non è facile. Pochi ci sono riusciti. Vi faccio un nome. Nelson Mandela. Nelson Mandela è riuscito a creare un mondo nuovo. Quanto ci ha messo? 27 anni di carcere duro. È stato prigioniero politico per 27 anni, ha avuto tempo per pensare a come cambiare la sua nazione. Ma quando è uscito aveva le idee molto chiare e l'ha cambiata. Ce l'ha fatta. E così ce l'ha fatta Gandhi. Qualche persona ce l'ha sempre fatta. Allora è umano farcela, anche se è difficile. Quindi vi voglio invitare, cosa possiamo fare? Quello che vi ho detto. Pensare alle nostre singole vite come vorremmo cambiarle. Cosa vorremmo mettere nel barattolo prezioso della nostra singola vita? Cosa ci vogliamo mettere? I soldi, il potere, le maledicenze, le invidie? O ci vogliamo mettere altro? E poi bisogna tenere fede a quello che abbiamo scelto, le nostre scelte. Scegliere è un atto di libertà enorme. La gente non sceglie più. La gente non sa più scegliere. Non sa scegliere neanche un paio di calzini. Ma figurarsi una cosa grande come una scelta di vita, di che cosa fare nella vita. La libertà implica scelta. Un'altra delle parole che confondono e che sono quelle doppie parole simili che acquistano significati completamente diversi è la parola libertà e la parola libertino, che più o meno suonano simili, ma in realtà sono diametralmente opposte. Una persona libera è una persona che non ha più pesi, che ha risolto i traumi. Una persona libertina, invece, è quella che, poveretta, deve stare tutti i momenti a cambiare partner, a cambiare cose, a fare lo sgambetto a uno, lo sgambetto all'altro, non essere mai affidabile. È esattamente l'opposto. Questo per farvi capire la trappola delle parole. Il potere si fonda sulla manipolazione e la manipolazione si fonda sulle parole. Ecco che quindi le parole vengono manipolate a dovere. E quando noi parliamo di, che ne so io, di guarigione, attenzione, di quale guarigione stiamo parlando? Tramite farmaco o tramite benessere? O tramite cambiamento delle abitudini, in modo da avere di nuovo accesso alla salute. La strada è lunga e anche molto varia. Donatella, piccoli passi, pensare, poi passare all'azione. Le scelte vanno vissute e combattute, tutta l'insegna dell'armonia. Questo è il grande sogno. Sì, brava.
Brava Donatella, è esattamente un grande sogno. Io credo nei sogni perché ne ho realizzati parecchi, quindi so che sono realizzabili. Credo nei sogni e credo nelle guarigioni profonde dell'anima. Credo che questa sia la chiave con cui vorrei lasciarvi una riflessione. Credere profondamente nella guarigione. Il mondo è malato perché l'umanità è malata. Non sono malati gli animali, non sono malati gli alberi, è l'umanità che ha ammalato gli alberi, ha ammalato, anzi ucciso gli animali, ha inquinato il cielo. È l'umanità che è malata, quindi siamo noi i portatori di malattia, di male, della normalità, normale. Bene, un orbene è assolutamente necessario. Ma come siamo stati capaci di creare così tanto male? State pur tranquilli che siamo capaci di creare così altrettanto bene. E poi egoisticamente conviene. Chi ha scelto di ripulirsi? Chi ha scelto di vivere una vita bella, bella e buona, Kalos Kagathai. Chi ha scelto questo vive bene, non si ammala più. È forte, è sano, è giovane, è pieno d'amore, sa fare l'amore. Questo tipo di persona non è tanto comune. Ecco, dobbiamo semplicemente moltiplicarci. So che chi mi sta rispondendo in chat lo è già perché segue questa cosa, non sarebbe qui d'altra parte. Impossibile diventa possibile, occorre crederci. Luigi dice: sono molto d'accordo con quello che hai detto, non ci sono tante persone sveglie, ma quando si svegli comincia a vederle e incontrarle. Esatto. Allora, dobbiamo. In questo momento, nel 2020, ci hanno fatto una capa tanto sulla sanificazione. Vi dovete lavare le mani. Non è quella la sanificazione. La sanificazione è diventare sani. Sani e forti, perché una cosa va con l'altra. Se si è sani, si è forti, se si è forti, si è sani. E non c'entrano i gel, non c'entra l'alcol. Non c'entra la mucchina. La sanificazione è spirituale. La pulizia è spirituale. La forza è spirituale. Quando noi abbiamo high spirits, siamo nel eudaimonia, nei demoni buoni, forti, capaci. Noi sprizziamo gioia da tutti i pori. Voi pensate che una persona del genere potrà mai ammalarsi? No. Chi si ammalerà? Chi trema, chi ha paura, chi vive nell'angoscia, chi si misura la febbre tutti i giorni, di chi ha paura di toccare un altro che per carità c'è il contagio, dagli all'untore, il turpe monatto. O ci metteremo i sonagli ai piedi come i lebbrosi. È un anno difficile quello che ci si. Il 2021 sarà un anno non facile, ma sarà un anno grandioso se sapremo agire bene. Quel mondo nuovo può esserci ora. Pensate un po', fino al 2020 non ci poteva essere. Tutto era ormai talmente concatenato, tutto era ormai così meccanicamente prestabilito, che uno nasceva, moriva e faceva tutte le cose che dicevano gli altri. Era schiavo.
Oggi che ci vogliono davvero mettere le catene fisicamente, ci vogliono uccidere fisicamente, paradossalmente, proprio oggi possiamo cominciare a essere liberi. Possiamo cominciare un nuovo mondo. È un nuovo modo di essere. Un nuovo modo. E dipende da noi. Non dobbiamo chiedere niente a nessuno, nessun permesso. Non dobbiamo chiedere il permesso a nostra madre, a nostro padre, o al marito, alla moglie. No, no, no. Siamo noi gli arbitri, siamo noi i principi, siamo noi gli dèi, siamo noi i creatori. E che cosa vogliono fare? Toglierci la potenza della creazione. Ah, è lì che il potere di dominazione vuole arrivare, togliere la creazione, la capacità di creare. E cosa fa? Blocca il sesso, perché è la creazione della vita, e blocca l'arte, blocca la cultura. Guardate, i musei tutti chiusi, i cinema tutti chiusi, i teatri tutti chiusi. Ma i tabaccai sono aperti. Ora, togliere la cultura vuol dire togliere un mezzo potentissimo per elevarsi, per liberarsi. Chi è colto, ricordo Primo Levi, un nome a caso, Primo Levi ad Auschwitz, il campo di concentramento fu uno di quelli che sopravvisse. E sopravvisse perché conosceva la poesia. Anche Nelson Mandela, per tornare all'esempio che ho fatto prima, si ripeteva in carcere le poesie. Le poesie salvano l'anima. Perché? Perché sono il linguaggio dell'anima. E quando noi parliamo con poesia, noi stiamo già guarendo. Una delle più potenti medicine è la poesia. L'altra è l'arte, tutte le forme d'arte, la pittura, la scultura, la musica. La musica è una grandissima medicina. La musica, il teatro, l'espressione, tutto questo è cura. E tutto questo è stato negato. Ora noi dobbiamo riprendere la nostra regalità, la nostra capacità di creazione, ma questa volta dobbiamo creare un mondo consapevole. Altrimenti, con i mezzi tecnologici così potenti, non ce la faremo più. Saranno loro a dominare noi. E se capiterà questo, non c'è più speranza. Ma io credo che non avverrà mai. Io credo che qualcuno si salverà sempre, qualcuno accenderà il famoso lume sotto il moccio, la fiamma, la lampada sarà sempre accesa, ci sarà sempre qualcuno che tramanda la conoscenza e la sapienza. Questa rubrica che io conduco un giovedì al mese, anzi il prossimo giovedì ve lo dico già, è il 14 di gennaio, quindi vi do l'appuntamento, poi al 14 di gennaio vi farò un'altra puntata, adesso non so ancora l'argomento, ma mi verrà in mente strada facendo. Ecco, questa rubrica si intitola La sapienza occultata. Mai titolo fu più perfetto per descrivere questo tempo. Noi non abbiamo occultato, cioè non abbiamo più accesso alla sapienza, alla conoscenza, manco di noi, figurarsi degli altri. Allora, io vi invito a riscoprire la mappa del tesoro.
quello dei pirati, quello nascosto sull'isola deserta. E sappiate che ce l'avete tutti nel vostro corpo e nella vostra anima. Noi siamo il tesoro, quello è quello che va scoperto. Ogni essere umano è un tesoro meraviglioso. Solo che, diciamo, è un po' incrostato a volte. È stato troppo tempo negli abissi e non si è ripulito ancora bene. Quindi io direi che siamo già alle 23 ore, ragazzi, un'ora e mezza, no, un'ora e mezza. Comunque, se non ci sono altre domande, io mi fermerei qui. Vi saluto tutti. Ringrazio ancora Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre che mi permettono sempre di avere questi magnifici incontri con voi. E vi do appuntamento al 14 di gennaio. Che ci rivedremo sempre qui e potremo vedere altre cose meravigliose. Un grande abbraccio e pensate che questo sarà l'anno mirabilis. Mirabilis. Quindi sarà un anno importantissimo nella nostra vita. Allora, buon 2021 e vi saluto tutti con affetto. Ciao a tutti e a presto!